Ciao, sono Matilde De Razza, insegnante di educazione fisica presso il liceo classico di Gallipoli e responsabile wellness della palestra Workout Studio di Nardò. Volevo insieme a voi tracciare un percorso semplice di educazione alla salute per mettere a fuoco quali possono essere i nostri atteggiamenti da modificare per stare meglio, per vivere in wellness. La prima cosa da dire, e credo che sia quella che cambiare stile di vita è veramente una decisione che prima o poi ci tocca prendere per tutelare la nostra salute. Però, come dicevo prima, cerchiamo di procedere veramente con semplicità. La maggior parte di persone è in sovrappeso, circa il 46%. Per questo è necessario muoversi. E muoversi è un tipo di attività che noi possiamo cominciare già abbandonando l'ascensore, oppure parcheggiando più lontano da dove dobbiamo muoverci la nostra auto. E giorno dopo giorno magari possiamo decidere di cominciare a camminare, anche per poco, anche con alcuni amici, qualche serata, ora è arrivata anche la bella stagione, ci auguriamo. E mano a mano incrementare questo tipo di attività semplice fino a giungere, magari nell'arco di 3 mesi, a camminare quotidianamente, magari anche per 4-5 km al giorno. Ma un altro elemento fondamentale è quello di modificare il nostro modo di alimentarci. Oggettivamente tutti quanti sappiamo, in teoria, ormai siamo molto informati, come sarebbe giusto mangiare quotidianamente. Però facciamo un riassunto insieme, vediamo di scoprire quali possono essere i dubbi, le incertezze oppure i luoghi comuni ed evitare quindi, sempre se si tratta appunto di stare in forma e non di perdere numerosi chili e quindi di trovarsi in una situazione di patologia. Stiamo parlando di stare in wellness, di stare in forma, di fare prevenzione salute. Muoversi, abbiamo detto, e quindi vediamo come si può cominciare a pianificare uno stile alimentare salutistico. Qui ho un bicchiere d'acqua e non sono una persona che beve con molta facilità, però è necessario allenarsi al consumo di acqua. Moltissima gente beve pochissimo, me compresa. Dovremmo riuscire invece a consumare 2 litri di acqua al giorno ed è veramente un'impresa incredibile per chi è proprio distaccato dal consumo di acqua. Bere l'acqua significa dare quotidianamente energia, salute, prima di tutto ai nostri organi, ai nostri muscoli, alla nostra parte magra. Stare lì a cercare di curare la quantità di sangue che scorre nelle nostre arterie, perché il sangue è una parte liquida del nostro corpo. 2 litri di acqua al giorno. Acqua. Adesso si parla tanto dell'acqua del rubinetto, magari abbandonata da tanto tempo, ma acqua di qualunque tipo, che sia gasata oppure liscia, preferibilmente liscia si dice, però intanto cominciamo ad allenarci a bere 2 litri di acqua al giorno per garantire al nostro organismo, al nostro corpo, ai muscoli, agli organi, al sangue, allo scheletro, di avere la quantità giusta di sangue, di acqua presente costantemente, quel famoso 70% di cui siamo composti. Ma anche un'altra cosa importantissima, bere perché all'interno delle nostre cellule l'acqua è fondamentale, deve restare all'interno delle cellule e noi dobbiamo portarcela dentro. Come facciamo a bere 2 litri di acqua al giorno? Io ho un metodo che suggerisco spesso alle mie clienti, ma anche ai miei alunni, è dislocare nella casa 4 bottiglie da mezzo litro di acqua.
magari personalizzarle con un fiocco, con una scritta, con un elemento simpatico e quindi entrando magari in cucina, nella nostra camera da letto, nel nostro studio o all'ingresso di casa, nella nostra auto, vedendo la nostra bottiglia personalizzata, noi avremo il pensiero di allenarci al consumo, che ovviamente non può avvenire da un giorno all'altro. Io, come vi dicevo prima, sono una persona che non beve con molta facilità questi 2 litri di acqua, però con questo metodo sono riuscita a portare il mio consumo quotidianamente quasi sempre intorno a un litro e mezzo di acqua, perché poi facendo il giro dei vari locali ed entrando in macchina e vedendo delle bottiglie consumate per metà, provvedevo per quanto possibile a terminare la mia missione. Quindi il primo elemento di cui abbiamo parlato oggi è consumare 2 litri di acqua al giorno.